oggi arrivo da Parma, quindi ci aspettavamo forse un giorno lì un po' più arrembato. Così non è stato, perché il Parma vi ha messo in difficoltà o perché avete gestito, voluto gestire la partita? Ma io penso che contro, giocare sempre contro la squadra come il Parma non è mai facile, anche perché è una squadra compatta, con i difensori centrali che sanno il fatto loro anche per età, per esperienza e tutto quanto. E incontrare una squadra che riparte bene, però quando non ha la palla, si trovano anche 11 contro 11 dietro la linea della palla, non è semplice impostare soprattutto ciò che piace a noi, quello di farci attaccare per ripartire. Quindi penso che il Forlì abbia giocato come al solito, non siamo stati né superiori né inferiori ad altre volte. L'unica cosa, come si poteva aspettare prima, che oggi la partita si sarebbe chiusa o comunque se si vinceva o si perdeva su delle occasioni, le singole occasioni, infatti le due palle inattive, la traversa di Lucarelli e la traversa di Fantini testimoniano questa cosa. Per il resto, beh, posso dire che per l'ennesima volta il campo non ha favorito il bel gioco. Mi dispiace perché una partita del genere con una coreografia così è una roba stupenda, ti senti tra virgolette un po' calciatore, dai. Che peccato per il campo, il terreno di gioco, perché devi guardare la palla 3 volte in più rispetto a un campo normale. Poi è ovvio che si rallenta il gioco, si rallenta tutto e come dici te, i ritmi si abbassano. E tra l'altro il primo tempo con i legni che sulla tua terra in parte è finito diciamo 1-1, direi le occasioni del gol. Nel secondo tempo forse c'è quel contropiede 3 contro 1 dove per carità Giorgino ha segnato forse un gol per il Parma, perché quel salvataggio è quasi Sì, come un gol, forse un rammarico che. quello sì, perché penso che a 10 minuti dalla fine poi era dura come un attacco per il Parma venire a pareggiare. Resta il rammarico, io non so adesso nell'occasione Tentoni era se non sbaglio, cosa è successo, però ti ripeto su un campo normale secondo me quello è gol perché ha perso il tempo, ci ha messo un tempo e Giorgino poi è bravissimo a recuperare. Niente, peraltro altre situazioni che ho annullato, ci ha segnato da un bel po', perché mi ero accorto da destra. Altre occasioni non me le ricordo, è stata una partita tattica, dai. È stata, penso, la partita più tattica dell'anno, perché forse l'andata si era giocata anche più a viso aperto, soprattutto ancora per il fatto del campo. Ultima parte mia, una curiosità, facendo finta che poi Gatta non leggerà le tue dichiarazioni. Quando da tempo dice che comunque il campionato è chiuso, che Forlì al primo posto non ci pensa, e poi nello spogliatoio gli dice qualcos'altro oppure è Ah, proprio così? quello che sto imparando qui, che sono arrivato da quest'anno, è la trasparenza delle persone che magari tante, non dico che io personalmente non ho trovato in altri ambienti, però sto vedendo veramente la trasparenza delle persone. Qui ci sono delle persone qua, ho trovato persone vere, perché quello che il mister ti dice in faccia poi non è che da un'altra parte dice un'altra cosa. Durante l'anno, durante la settimana lui ha sempre detto che il Parma era una cosa a sé. Per tutta una serie di motivi, il Parma è una cosa a sé, noi dobbiamo fare la corsa sul secondo posto, poi sognare, come dice sempre il mister, è gratis, quindi se la settimana scorsa non perdiamo punti a Correggio, arriviamo a 7 punti, perché dopo il pareggio del Parma arriviamo a 7 punti, e oggi vinci, vai a 4, è ovvio che un pochino, capito, rende il campionato un po' più bello, un po' più tra virgolette più bello, perché dobbiamo essere realistici, 10 punti di vantaggio, se il Parma è questo, è dura. Cioè, essere sinceri, una squadra che non perde fino a febbraio. Sì. Ma cosa sta mancando in Forlì? Perché viste le 4 partite da Parma, no? Le 2 con la 12 in più, Forlì sembra che una. Cosa sta mancando per arrivare quantomeno al secondo posto? Cos'è mancato? Sì. Perché ormai, tra virgolette, 10 punti ci sono. Cos'è mancato? Io posso dirti che il Parma, questa è una mia cosa personale, il Parma è squadra. Ma lo si vede nel momento di difficoltà. Oggi, secondo te, sì, una parte del secondo tempo eravamo noi che li schiacciavamo nella loro metà campo e lì si è visto il Parma, capito? Tutti dietro la metà campo, forse quello che andavano a casa c'era te frangendo, perché magari noi andiamo a Correggio, perdiamo 2-1, il Parma pareggia, noi andiamo a, non mi ricordo più, non che abbia perso,
andiamo e loro pareggiano. Questa è la differenza tra squadra vera. E con questo non voglio dire che noi non siamo squadra, voglio dire che magari di là c'è un pochino più di esperienza, penso sia quello, perché alla fine il calcio conta tanto sull'esperienza. Perché alla fine siamo preparati, sappiamo tutto, quando andiamo in campo sappiamo tutto, manca magari una crescita, ma io in primis magari ci manca poi qualcosa per come è capitato settimana scorsa. Abbiamo avuto tre occasioni da gol davanti al portiere, loro anche una volta, pareggia, più perdi anche, invece la squadra non perde, si porta a casa il punto, tutto lì, perché abbiamo giocatori che secondo me adesso non è bello, cioè potrebbero giocare tranquillamente nel panno. Grazie. Prego, grazie a voi.